sempre bello poter portare la propria esperienza in dote agli studenti universitari, nella fattispecie grazie anche alla proficua collaborazione che abbiamo con l'Università Tor Vergata e con il Master in Marketing e Management dello Sport. Siamo andati in aula questa mattina un po' a descrivere il modello organizzativo della SIS, i settori agonistici e quella un po' che è la nostra esperienza in termini di organizzazione di una società sportiva. È stato bello poi, oltre alla fase di aula, sentire un po' quelle che erano le considerazioni degli studenti e venire poi qui alla Romania Sporting Center, che è casa nostra, a farci illustrare appunto con l'aiuto di Enrico, che è il direttore dell'impianto, quello che è il funzionamento di tutta la nostra struttura. Quindi è stata appunto una mattinata intensa che si è conclusa dopo diverse ore, ma mi sento di dire molto molto proficua, e mi auguro insomma che ce ne siano poi tante altre nel prossimo futuro. È stata una giornata molto intensa, abbiamo ripercorso un po' tutte quelle che sono le varie sezioni di un impianto sportivo e proprio a 360 gradi. È stato importante vedere qual è il funzionamento di un impianto che prevede insomma piscine e palestre, ma soprattutto vedere bene quello che è il funzionamento di tutti quanti i macchinari, della sala tecnica, delle caldaie, del gruppo frigo, della sala filtri, della piscina, quindi tutte quante cose che servono per poi fare un buon lavoro a livello proprio di impiantistica. I ragazzi hanno partecipato e devo dire anche in maniera molto propositiva. Non mi aspettavo così tante domande a 360 gradi, ciò denota comunque un interesse e per il corso che stanno facendo, ma anche e soprattutto per l'attività che noi portiamo avanti tutti quanti i giorni. Questo è motivo chiaramente di grande gratificazione per me in prima persona, ma per tutta quanta la società e tutti i collaboratori, per cui insomma questi successi, chiamiamoli così, è giusto condividerli con tutte le persone che giornalmente poi lavorano insieme a noi.